Mirko Pirone, ha iniziato la gara, conclusione, il centro, ancora la Mistral, attenzione il servizio, dando il pallonetto, di nuovo Fabio Fanelli, con... attenzione, Alatri 0-0, intanto conclusione, palla in rete, bravissimo Emanuele Mastroianni. Ancora Toti, entra in area Toti, salta l'avversario, Toti in mezzo, salvataggio. Ancora, ora attenzione, palla in mezzo, palla messa in mezzo, ed è il gol del pareggio. Fabio Fanelli, bomber che non perdona penalisti d'occasione. Attenzione, Mancini che rischia, occasione. Il tiro al gol! Da fuori aria! Vittorio Sini Scalchi! Mistral Città di Gaeta in vantaggio! Liscia, vediamo, attenzione, occasione! Conclusione! Roberto Mancini, attenzione! Fanelli! Era gol! Fabio Fanelli! Secondo errore, secondo gol di Fabio Fanelli. Lancio in profondità, scatto di Mastroianni, ancora Mastroianni! Mastroianni si attarda a tirare, tiro di Mastroianni! Ancora, e tiro in diagonale! Attenzione! Ed è calcio di rigore. Tiro. E palla che va fuori. Ancora, ecco, ecco l'azione. Palla in mezzo, troppo dietro. Conclusione, ora c'è il gol. Loris Castillo, grandissimo e preciso gol. Siamo partiti bene, poi una nostra disattenzione, siamo andati sotto. La squadra però stava bene in mezzo al campo, una squadra che voleva vincere a tutti i costi. L'abbiamo dimostrato con una prestazione di altissimo livello, soprattutto caratteriale, soprattutto agonistico e nello stesso tempo anche di intensità. Una squadra che ha lottato fino al 90esimo, ci ha creduto fino al 90esimo, e questa è una dimostrazione che stiamo crescendo sotto questo aspetto. Sì, siamo partiti, diciamo, abbastanza bene, anche se avevamo, prima del gol noi avevamo subito qualche azione di ripartenza loro, che è stato bravo il portiere. Abbiamo avuto la possibilità di andare in vantaggio, su quel vantaggio potevamo fare la nostra partita, e invece purtroppo abbiamo preso due gol balordi, il primo su una punizione battuta a sorpresa, non siamo stati capaci, insomma, di metterci sulla palla. E il secondo gol è stato un infortunio del portiere, un rinvio sbagliato sui piedi dell'attaccante che ci ha mandato praticamente il 2-1, ci ha tagliato un po' le gambe, non abbiamo avuto la forza di riequilibrare la partita. Poi
secondo tempo ci siamo rientrati in campo un po' con un po' più di spirito, volevamo assolutamente riportare in bilico la partita. Purtroppo c'è stato un altro ennesimo infortunio del portiere, oggi decisamente in giornata no, ma capita, non è una colpa del portiere, perché se sbaglia il portiere purtroppo si perde. E sul 3-1 la partita probabilmente è finita. Niente, complimenti comunque al mister, perché soprattutto in fase offensiva ha mostrato delle buone cose. Sapevamo che era una squadra molto, molto forte sulla fase di possesso.